Bentrovati e bentornati a voi tutti. Siete riuniti nel vostro gruppo, nella vostra luce, nel vostro punto di riferimento, perché questo, per molti di voi, è diventato questo modo di incontrarvi. Allora ricordatevi che siamo qui con voi, per voi, non per darvi dei suggerimenti di cui avete bisogno, ma per illuminare la vostra mente con quella stessa luce che voi stessi avete e vivete nella vostra quotidianità. La vostra essenza è forte abbastanza per poter riconoscere queste parole come vostre proprie e per poter distinguere ciò che è in voi già scritto da quello che fa parte della superficialità, da quello che fa parte di tutto ciò che compone la vita umana senza essere essenziale. Allora vi diciamo che i vostri suggerimenti e le vostre domande hanno tutte molta importanza per noi e che la vostra dimensione è fatta di curiosità, di ricerca, di conoscenza, che va bene se seguita nel modo giusto per voi, quello del non accanimento. Siate liberi dai pregiudizi che vi portano a pensare che certe cose vanno bene solo fino a un certo punto. Siate liberi da quel pensiero che vi porta a dire che non avete bisogno di concentrarvi su di voi, ma che quello che vi serve è una maggior chiarezza mentale. Allora vi diciamo che la vostra chiarezza mentale non verrà se non sarete voi a farla venire. E non verrà nemmeno se vi dedicherete alle vostre meditazioni con un atteggiamento chiuso, l'atteggiamento di chi vuole meditare per evadere dalla propria realtà e vuole chiudersi in un aspetto di sé che ha senso unico, se non sfocia poi nell'abbraccio verso il prossimo. Allora sappiate accogliere nei vostri momenti di calma tutte quelle persone che fanno parte della vostra vita e sappiate inserirle in maniera positiva nel vostro ambito personale. E dunque ognuno di voi è solo in se stesso, ma è anche accompagnato da tutte quelle energie, da quelle luci che accompagnano il vostro cammino in maniera fisica all'esterno di voi. Sappiate apprezzare le persone che vi circondano nelle loro qualità, nella loro forza interiore, nella loro capacità di sapersi donare. E dunque non per quello che non sono, ma per quello che già sono, senza cercare di modificare negli altri ciò che neanche voi sapete tuttavia ben incidere nelle vostre vite.